eventuali errori senza rischiare. Amici sportivi di Entrata TV, benvenuti alla settima puntata di Punto Sport, come sempre in diretta dai studi di Via Dante qui a Lavagna per parlare del weekend calcistico appena trascorso. Neanche tanto weekend, perché poi alla fin fine hanno giocato solo domenica pomeriggio. Comunque hanno giocato i campionati più alti, ovvero Promozione, Eccellenza, Serie D e Lega Pro 1 per quanto riguarda la Virtus Entella. Andiamo a presentare gli ospiti di questa sera, partendo dal direttore tecnico del Chiavari Caperana, Vittorio Raffo. Buonasera. E accanto a lui Alberto Ruva, allenatore del Valle Stulla. Buonasera. Bene, direi che possiamo iniziare la puntata. Facciamo un passo indietro parlando della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, dove purtroppo sia il Valle Stulla di Alberto Ruvo sia il Casalza Ligure di Figone sono uscite. Andiamo con la schermata che riepiloga appunto i risultati di ritorno dei quarti di finale appunto di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Andiamo a leggere i risultati. Finale ha vinto 2-0 contro il Bragno, 3-0 della Veloce Savona contro la Virtus Culm Polis Sestri, 1-1 del Valle Stulla in casa del Ligone e la vittoria del Casalza 2-1 contro la Fezzanese. Purtroppo però questi risultati non sono bastati, perché sia il Valle Stulla, come detto, sia Casalza Ligure sono stati eliminati. Ricordiamo anche che la rete del Valle Stulla è stata segnata da Giacomo Gandolfo, mentre per quanto riguarda le due reti del Casalza sono state messe a segno da Giacomo Massa, addirittura di tacco, e di Nicolò D'Ameglio. Quindi alle semifinali accedono Veloce Savona contro Finale e il Ligona contro la Fezzanese. Inizio subito con Alberto, se mi racconta un attimo questa partita appunto di mercoledì. Purtroppo il pareggio non è bastato. No, forse l'abbiamo persa l'andata, più che il ritorno, anche se il ritorno vincevamo 1-0, sembrava abbastanza facile, occasioni da gol, sembrava veramente una partita giusta infrasettimanale ma amichevole. Poi alla fine abbiamo avuto questa doccia fredda su una punizione loro, dove ha attraversato tutto lo specchio della porta, c'è stato qualche forse incomprensione tra l'assetto difensivo, visto che c'era qualche ragazzo che ha giocato, che non aveva mai giocato con noi, e allora abbiamo subito quel gol lì. Però dispiace, perché comunque pensavamo di far bene, di passare, però forse in questo momento non ho neanche la rosa giusta per poter giocare sia mercoledì che la domenica, però dispiace, perché comunque ci tenevamo, la società ci teneva. Cerchiamo di voltare pagina, l'abbiamo voltata abbastanza bene comunque già domenica.
Vittorio, dal tuo punto di vista, una Coppa Italia può essere una scocciatura per una squadra? Mi direi dipende anche dalla rosa. Ma all'inizio credo che venga sempre interpretata come un rodaggio per il campionato. È chiaro che poi arrivi a un punto che non puoi neanche sottovalutare il fatto che di andare in semifinale o in finale, perché poi a perdere non ci sta nessuno. È chiaro che ci sono anche delle problematiche dell'infrasettimanale, perché comunque ricordiamoci che c'è tanti ragazzi che o studiano o lavorano, sì. Quindi la problematica per un allenatore c'è sempre. Allora, possiamo partire con quello che è successo domenica, però è inevitabile fare un riferimento al fatto per quello che non è successo sabato e domenica mattina, perché purtroppo per l'allerta 2 non si sono potute giocare le partite dei campionati di terza, di seconda e di prima categoria per quanto riguarda girone B, girone C e girone D, anche se nel girone D, come vedremo, hanno giocato la Val d'Avito contro il Marolla Acqua Santa con vittoria appunto della squadra di Ruben Pari e poi la vittoria del 5 Terre Monver contro il Focevara per 3-0. Prima di analizzare appunto la vittoria della Val d'Avito, anche qua vi chiedo, partendo prima da Vittorio e poi da Alberto, se è giusto secondo voi fermare i campionati per un'allerta meteo, che ho capito che la prudenza non è mai troppa, però a volte bisogna avere un po' più di buon senso. Ma è un discorso che era stato fatto anche l'anno scorso. Io credo che se stoppi devi stoppare per tutti, e quindi non ritengo logico che due squadre giochino e le altre no, questo di base. Secondo, c'è anche da dire che chi si prende la responsabilità di non fermare un campionato quando c'è allerta 2, se succede qualcosa poi i problemi non sono doppi, ma poi c'è anche della coscienza da pensare anche a quello che può succedere, sì. Quindi ora oggettivamente io dico da sempre che ci sono dei periodi, a me piacerebbe tanto che un campionato che cominciasse prima avesse uno stop invernale, di come fanno ad esempio in Germania, sì. E poi ripartire in maniera dove ci siano campi giocabili. Vediamo anche in Serie A la problematica dei campi in questa fase. Ora oggettivamente poi io credo che se c'è un problema di questo genere poi non si può fare dietologia. Alberto? Ma io, secondo me sì, come diceva Vittorio, sono quelle cose che dopo si dice non è piovuto. L'unica cosa che secondo me non ho capito, cioè sospendere campionati dove gli spostamenti sono veramente limitati, sì. E non sospendono campionati dove gli spostamenti sono più ampi. Il problema non penso che sia una squadra che da Sesti si sposta a giocare a Lavagna o da Lavagna si possa giocare a Rappallo. Non penso che il pericolo sia il fatto che arrivi al campo e il campo allagato e rischi di affogare per giocare. Il pericolo penso che sia nelle trasferte. Quindi noi siamo andati a Vado, siamo partiti alle 9 del mattino, la Cheirese è venuta a Sestri, il finale, cioè gli spostamenti li abbiamo fatti noi, non li hanno fatti i campionati minori. Quindi cioè, forse era quello da stare un po' più attenti. Poi il resto è sempre difficile, poi dopo quando non piove ti dice era meglio di no, però come diceva Vittorio, se poi succede qualcosa. E infatti forse l'importante è che non sia veramente successo niente. Abbiamo detto che si è giocato nel girone D di prima categoria, si è giocato 5 Terre Monver, Focevara, vittoria per 3-0 del 5 Terre, vittoria anche della Val d'Avito contro il Marolla Acqua Santa. Vedete qua i tabellini con due risultati, poi le altre partite che sono state rinviate per ufficio. Andiamo anche a vedere la classifica per quanto possa essere presa in considerazione. E allora di questo girone appunto abbiamo le immagini della vittoria della Val d'Avito contro il Marolla Acqua Santa, finita 3-1. Prego in regia Marco Pinata, che eccezionalmente stasera sarà appunto in regia. Eccole qua le immagini fornite da Angelo Coriandolo e Daniele Acampara, che ringraziamo. Questa è l'azione del primo gol del vantaggio della Val d'Avito con Casaleggi. Eccolo qua l'esultanza appunto dei giocatori della Val d'Avito, una vittoria importante anche perché purtroppo non ha continuità di risultati la squadra di Ruben Padi. Speriamo che con questa vittoria possa inaugurarsi appunto una serie di risultati positivi. Abbiamo visto appunto il vantaggio di Casaleggi al 12° minuto, questo è il gol del momentaneo pareggio degli Spezzini al 17° minuto con Nieri. Tra l'altro tutti i gol, i 4 gol totali sono stati siglati
cambiati nel primo tempo. Era qua anche l'esultanza degli ospiti con questo gol appunto di Nieri, che aveva pareggiato momentaneamente i conti. Sembrava un'altra domenica negativa per gli Ieti, invece fortunatamente poi ci ha pensato su calcio di punizione, lo vedremo tra poco, Iari Cossentino. Eccola qua la barriera, vedete, disposta dal portiere del Marò all'Acqua Santa, la conclusione di Cossentino, una gran bella punizione questa dell'ex giocatore di Lavagnese e Sesto Levante, e l'esultanza di Cossentino che va ad abbracciare appunto mister Padi e poi tutti i giocatori appunto della Valtaveto. 2-1, questo è il gol al 39esimo minuto, e poi proprio prima che scadesse la prima frazione di gioco è arrivato quello che poi è diventato il definitivo 3-1, nuovamente con Casaleggi, ma forse c'è stato anche un autogol di un giocatore, Pier Mattei del Mazzetta Candor. Adesso andiamo a vedere, c'è questo pallone a spiovere dalla fascia destra, dovrebbe partire, eccolo qua, il traversone, poi c'è stata una deviazione, non si capisce bene se di Casaleggi o forse, come abbiamo detto, di Pier Mattei. Comunque la palla è entrata dentro ed è la cosa più importante appunto per gli Ieti. Possiamo tornare in studio, abbiamo visto appunto le immagini, ringraziamo appunto Angelo Coriando e l'Agnello a Campora per queste immagini. Tra l'altro il prossimo turno vedrà la Valdaveto impegnata contro il Focevaro, una delle poche squadre che ha giocato appunto ieri pomeriggio. Abbiamo visto il terreno del Daneri. Vittorio, necessita di qualche lavoro quel campo? Questa è la base... La base di tutto per il nostro futuro. Oggettivamente gli sforzi della famiglia Risaliti e poi l'idea di tutto il consiglio è quello che la casa da Capranese deve essere Caperana. È chiaro che c'è un aspetto sia di campo che di struttura che deve essere assolutamente accogliente e a norma, e per fare la norma urgono lavori che sono stati promessi dall'amministrazione entrante. Speriamo che adesso anche attraverso forse il patto di stabilità, che potrà consentire anche di poter sbloccare dei fondi, possano essere iniziati i lavori, in modo che il prossimo anno casa nostra diventi di nuovo un punto di riferimento per tutto il movimento, perché giustamente il Presidente, il movimento di calcio Caperana, casa nostra deve essere Caperana, così come il campo del comunale, la casa dell'Entella, in modo da avere proprio una nostra fisionomia ben precisa. Oggi siamo un po' itineranti, quindi tutti gli sforzi a volte rimangono un po' vani, e credo che poi bisogna porsi anche degli obiettivi, no? È chiaro che però abbiamo visto la struttura, questa è una struttura che se non copri la tribuna, che è tanto fondamentale la copertura e la messa a norma dell'impianto quanto avere un manto, poi se anche un po' più piccolo il campo ancora meglio, perché diventerà la nostra tana, ecco, tutto sommato. Però è chiaro che noi aspettiamo il momento di rientrare in base. Alberto, io di un terreno di gioco amico non te lo chiedo, perché il tuo giro magari col Valestuolo è abbastanza noto, però ti volevo chiedere, di questo girone oltre alla Valdaveto ci sono anche il Sestiere e il Real Deva, tu sei di Deva, ti è capitato di guardare un po' il Real Deva, l'hai visto con la Valdaveto? Un tempo con la Valdaveto, sì, e forse il Deva ha pagato un po' il fatto di non essere forse mai stato, giusto un'apparizione fugace in prima categoria, quindi magari poi ha tanti ragazzi, quindi insomma è un girone di Spezia, è un girone abbastanza impegnativo, agonistico, ragazzi magari sono abituati a giocare nelle giovanili o altro, quindi un po' di adattamento secondo me ci vuole. Però domenica hanno vinto, penso che comunque Deiva sia un campo dove non è facile giocare anche per le condizioni del campo, non è perché sia brutto, però è totalmente diverso giocare, come diceva poco fa Gasperini, su un campo in erba o un campo in sintetico, quindi secondo me può risalire, anzi lo spero alla grande. Ecco, hai fatto riferimento a Gasperini, oggi pomeriggio era all'auditorium Campodonico di Lavagna, c'era molta gente, molti allenatori, ci sono anche diversi studenti universitari che evidentemente studiano fisioterapia, insomma, cosa ha detto Gasperini?
Gasperini ha la domanda giusta dei campi, se ha detto se lui cosa ne pensa dei campi sintetici rispetto ai campi nervi, ha detto che è un altro calcio, come quelli che pensano tutti quelli che hanno avuto la possibilità di giocare nei campi in erba e nei campi sintetici, anche io la penso in questo modo qua, però al giorno d'oggi penso che specialmente nelle nostre realtà sia difficile avere dei campi in erba, però giustamente lui diceva in Serie A, Serie B è assurdo che Novara abbia un campo sintetico in Serie A dopo ci giocano una volta ogni 15 giorni, secondo me è più marketing che veramente realtà di campi. Perché tutte le altre parti del mondo ci giocano, quindi. Vittorio, lasciando a parte il Danieri, però l'erba naturale è tutta un'altra cosa. Guarda, io e Alberto siamo di una generazione Ma mi ricordo quando giocavate. che quando andavi a Ponte Decimo, io o a Baiardo, gli chiedevo se per piacere non facevano tirare in porta, poi gli dicevo che non mi buttavo, perché l'impatto era veramente devastante. Io credo che per le realtà dilettantistiche e per gli spazi che abbiamo in Liguria in particolare, l'avvento del terreno sintetico abbia ovviato a migliaia di problematiche e soprattutto dal punto di vista tecnico potrebbe essere stato anche un bene per i settori giovanili perché tecnicamente potevi anche insegnare qualcosa di più. A livello professionistico sono totalmente d'accordo che è tutto un palliativo, a meno che non sia una forma mista come è stata fatta a San Siro adesso, dove effettivamente hai una tecnologia assolutamente diversa, ma non parliamo più di sintetico, parliamo di un misto. Quindi oggettivamente l'evoluzione del sintetico è andata ben oltre a quello che sono adesso il campo del Daneri o come era il campo del Riboli prima della seconda stesa. È chiaro che qui da noi, se non ci fosse stato sintetico, partite rinviate sarebbero centinaia. Allora, domenica pomeriggio, se come detto si è giocato anche il campionato di promozione di Eccellenza, Serie D e Lega Pro 1, partiamo con la promozione dove si è giocata la decima giornata, vedete qua i risultati, sono state rinviate due partite, è caso strano, delle due squadre che erano comunque in testa alla classifica, che dovevano già recuperare un'altra partita, mi riferisco al Magra Azzurri, al Taras e Sarzana, che hanno dovuto rinviare nuovamente rispettivamente contro il Don Bosco Spezia e contro la Genovese. Andiamo a leggere i risultati che riguardano le nostre squadre. Il Camoglia Vegna ha perso 3-2 contro il Molassana in trasferta. Le reti dei bianconeri del Golfo Paradiso sono state siglate dall'Ali e da Cagliani su calcio di rigore. Pareggio per 1-1 tra Rapallo e Ottonovo, un Rapallo che giocava dopo quello che era successo in settimana, ovvero l'addio di 5 giocatori importanti come Ceccarini, come Mosto, come Oneto, come Michelis, come Roberto Russo, che hanno lasciato appunto la compagnia, insomma, per Bobo Di Marco un ulteriore problema in più per affrontare questo campionato. Come detto, 1-1, vantaggio del Rapallo con Musico, poi c'è stato il pareggio di Cucugna al 72esimo. Di questa partita, intanto andiamo a vedere anche la classifica, questi sono i tabellini, andiamo a vedere anche la classifica del campionato di promozione con in testa il Magra Azzurri con 20 punti, però ha due partite da recuperare. In zona playoff troviamo a 18 punti il Baiardo, a 17 punti il Taras Sarzana, che anch'esso ha due partite da recuperare. Molassana anche lei con 17 punti, 15 punti la Bolzanettese, 13 punti il Camoglia Vegno con una partita da recuperare, 12 punti l'Amicizia Lagaccio e il Don Bosco Spezia, l'Ortonova e il Busalla, e qua il Don Bosco Spezia deve recuperare una partita, 11 punti il Serra Ricò. Poi in zona playout troviamo il Colli di Luni, che comunque ha 11 punti come il Serra Ricò, poi il Rapallo a 10 punti con una partita in meno, 9 punti la Genovese e il Canaletto, entrambe con una partita in meno, e poi ultimo con 8 punti, e retrocederebbe in questo momento direttamente l'Athletic Club con 8 punti. Allora, come detto, di questa giornata abbiamo le immagini di Rapallo Ottonovo, le immagini sono di Davide Cucco, la telecronaca e di Gianrico Semorira. Allora, prego Pinat di favorire appunto il filmato, poi torniamo in studio. Attaccante della truppa allenata da Primo Michelagnoli. Frustrato dall'intervento del numero 10, poi attacca la palla in area di rigore, la conclusione vincente da parte di Musico, un buon disimpegno portato da Gibertoni, anch'io, Marucci a terra, batte teso Balducci, prova la girata, Carbone,
Prosegue l'azione, attacco Balducci, posizione regolare, finto tiro, va ora la conclusione, ribattuta, la meno peggio da Cutugno. Il corner è battuto da Rapallo con palla in area di rigore di Fraia, rovescio di testa e il colpo di testa di Bottazzi, il miracolo di Bigini. Gibertoni, attenzione, colpo di testa di vuoto, ma c'è il gol Matteo Cucugna. L'uscita di Landi sul tiro di punizione. Musico, Aucci, c'è un fallo netto da Macagli, lo ruba. Quindi di prima Carbone a cercare di trovare Gibertoni, controllo imperfetto, Gibertoni rinviene sul pallone, ancora Gibertoni, allarga per l'avanzata Ciliberti, di prima, in mezzo, Musico e Vigini salva, occasione, gol. Bene, abbiamo visto l'1-1 tra Rapallo e Autonovo con la telecronaca di Gianrico Semorile, l'immagine appunto di Davide Cuccu. Abbiamo anche l'intervista che Davide Cuccu ha fatto all'allenatore Bobo Di Marco, che ricordiamo ha preso il posto del dimissionario Domenico Bertorino. Tra l'altro Bobo Di Marco ricordiamo che era già all'interno della società perché era responsabile del settore giovanile ruentino. Allora andiamo ad ascoltare le sue parole a fine gara e poi torniamo in studio. Siamo con mister Roberto Di Marco, oggi è arrivato un pareggio, sintomo che questa squadra è in crescita. Sì, difatti non è tanto il punto, perché un punto oggi non è una gran cosa. Ma avevamo una mezza juniors, direi anche qualcosa in più in campo, e tutto il primo tempo, gli ultimi 20 minuti hanno fatto la squadra, hanno fatto la partita. Quindi indipendentemente dal pareggio, gli episodi, meritavamo di fare due gol, non li abbiamo fatti. Quello, l'arbitro ha arbitrato bene, gli avversari si sono battuti come dovevano battersi. Ho scoperto il carattere dei ragazzi, fra cui un paio di esordienti in promozione. A un certo punto avevo 6 juniors negli 11 e abbiamo messo là gli ultimi 20 minuti. Quindi sono contento per il carattere e per il gioco 3-4-3 l'hanno fatto molto bene. Peccato che per una disattenzione abbiamo pareggiato, ma ci sta tutto. Infatti l'economia del gioco è venuta a calare quando è uscito Balducci, però sono entrati anche giovani come Maccai che hanno fatto vedere belle giocate. Sono d'accordissimo con te. Balducci, sai cos'è? Davanti alla difesa, come ci eravamo impostati oggi, trasmetteva quello che io dicevo dalla panchina molto bene, l'ho avuto parecchie volte con me negli anni passati, e obiettivamente ci è mancato per quello e per i ragazzini, perché dà carattere anche agli altri. Però devo dire che abbiamo risolto con grandi prestazioni di Gibertoni e Musico, che hanno fatto quello, Gervino e un altro esordiente del 95, Ciliberti. Puoi fare i nomi, sinceramente, è assurdo, non ce n'è uno che non abbia fatto il proprio dovere, e molto bene. Ti dico, non so il futuro come sarà a livello di punti, eccetera, ma questo carattere, secondo me, l'avessimo avuto prima, grandi cose. Mister, lei intende lavorare con questi ragazzi o a gennaio avrebbe un regalo da parte del Presidente? No, in questo momento parlare di regali, Rapallo, la prendo per una battuta. Questi ragazzi qui, poi se capitasse qualcuno esperto che ha voglia di mettersi in gioco, sapendo come stanno le cose qui a Rapallo, cioè io non faccio piacere a nessuno anche se uno venisse senza rimborso, però se abbiamo ancora qualcuno, tanto è guadagnato, abbiamo persi 5, ne abbiamo persi. Devo dirti che necessità virtù da una parte, ma sono anche contento, metto i ragazzini dentro e guardiamo cosa succede. Oggi, ripeto, possiamo dire che, credo anche tu l'hai vista, è stata positiva. Abbiamo subito sull'1-0 i 25 minuti, giustamente forse 30 del secondo tempo, che vincevamo, poi sull'1-1 ci siamo rimessi lì, e ti ripeto, con 6 juniores su 11, quindi questa la dice lunga sul carattere. Comunque se arriva qualcuno di mio gradimento. Quindi l'input è un ottimismo per questo campionato, cosa sperate nella salvezza? Giusto, adesso con questi, insomma, con una squadra così giovane, in più con Balducci che dovrebbe essere la chioccia, che si è fatto male, ogni partita ha la sua storia, ma se non lo recuperiamo in tempo, così devo dirti che per noi è lanciare i giovani e non retrocedere, perché purtroppo la situazione è questa. Se tu mi dici cosa ne pensi, giocherei qualsiasi cosa che non si retrocede, però vorrei vedere la squadra sempre di oggi. Abbiamo ascoltato le parole di Bobo Di Marco, che per lui è un ritorno appunto sulla panchina della prima squadra del Rapallo, l'allenò nel 99-2000 in prima categoria, vinse anche quel campionato, ma lo ricordiamo anche tanti anni sulla panchina della Samegritese ai tempi della presidenza Fossati.
Vittorio, ennesimo campionato che sarà di tribolazione per il Rapallo, al di là poi di quello che è successo sia a livello societario sia a livello tecnico con questa partenza di giocatori, comunque a Rapallo non si sta mai tranquilli. Beh, è successa una cosa, la cosa grave è che è successa un po' distante dall'apertura delle liste, per cui anche se prima di riuscire a mettersi, anche volendo e avendo le possibilità di fare delle correzioni, passano ancora 4-5 partite, quindi bisogna che i ragazzi usino quello spirito che hanno usato domenica, facciano più punti possibile e poi magari qualcosa può sempre succedere. Dispiace perché credo che Rapallo sia, insieme a Chiavari, Sestri, cioè una piazza storica, ci sarebbe anche un seguito importante di pubblico se si facessero le cose ben fatte, però i problemi economici sono questi, cioè voglio dire, se non ci sono i soldi non si possono neanche portare avanti. Peccato perché secondo me sia a livello giovanile è una buona fabbrica di ragazzi e ci vorrebbe sicuramente una locomotiva di prima squadra che portasse avanti il movimento. Alberto, su Rapallo? Eh sì, è vero, nel senso Rapallo è sempre stata una piazza importante. Io ho fatto, quando giocavo a Santa in Serie D, ho fatto dei derby a Rapallo dove il campo era veramente pieno, dove lottavano per andare in C, dove, cioè, vedere ora Rapallo in queste condizioni fa male, anche perché comunque è una squadra di qua che potrebbe dare veramente tanto al movimento calcistico dei ragazzi, perché è un bacino d'utenza a Rapallo che è importante. Sì che la Samogheritese ultimamente se ne è giovata, però la storicità che ha Rapallo non ce l'hanno le altre squadre, quindi è veramente un peccato. Speriamo che qualcheduno si muova, prenda questa piazza perché se lo merita. Vecchio Macera quando aveva proprio le sembianze di uno stadio. Facciamo due parole sul Camogli, Vittorio, che comunque nonostante la sconfitta sta facendo un campionato forse sopra le aspettative. Ma il Camogli ha fatto una fusione, ha pagato forse anche il dazio di fare una fusione dove mettere insieme le forze nuove a livello dirigenziale, molto probabilmente ha scostato un attimo l'attenzione sulla costruzione della squadra. Indubbiamente una squadra che ha 4-5 elementi di categoria, anzi, credo che Cagliani sia assolutamente un giocatore di categoria superiore. È chiaro che io ho la speranza, perché purtroppo arrivano sempre nei play-out, perché in maniera strana poi hanno avuto dei cali, però mi sembra che come rosa sia una rosa dove che possa salvarsi tranquillamente, e anche qui hanno un bacino d'utenza di giovani, sempre se il Golfo Paradiso fa parte di tutto il dove si può attingere e creare anche una buona palestra di giovani. Alberto, Vittorio faceva riferimento alla fusione. Ti chiedo un po' della fusione che si sta chiacchierando tra Valle Stuhl e Riva Samba. Guarda, io sono al di là di queste cose, io sono allenatore, come tale voglio rimanere, c'è una società che prende decisioni, c'è un presidente che secondo me in questi anni ha fatto di più di quello che ha avuto, quindi noi sono 5-6 anni che facciamo benissimo, l'anno scorso siamo andati un quarto d'ora dalla Serie D. Effettivamente non abbiamo un campo, non abbiamo neanche il campo, non neanche per giocare la domenica, non abbiamo il campo per allenarci. Noi ci alleniamo due volte a Carasco, due volte quando è libero il campo arriva. Purtroppo ci sono delle situazioni che vanno al di là di quello che abbiamo fatto fino adesso. Io, la società lo sa, io non voglio entrare in merito a queste situazioni. So che l'unica cosa che dico è che il presidente e anche comunque le persone che sono state vicine in questi anni meriterebbero qualcosa di più. Vittorio, dopo il capo col Bra del Chiavari Capperano, qualcheduno, ma non il presidente, probabilmente anche tutta la dirigenza, non ha messo in dubbio Davide Del Nero, però quella partita forse è stata la più brutta del Chiavari, concordi? Sì, indubbiamente. Oltretutto arrivava a chiusura di un ciclo che poteva farci fare il salto di qualità, che poteva rimettere le cose in carreggiata dopo la bruciatura enorme che avevamo avuto nel derby. Io credo che lo spartiacque in realtà sia stato il derby,
perché molto probabilmente è contraccolpo psicologico di questa partita qui, che è inutile, è innegabile. Certo. Cioè io credo che in carriera non mi è mai successo giocando, e ho giocato. È successa una cosa dove nulla da dire, cioè è successo, ci sta che vinci e perdi. E abbiamo perso la partita in una maniera rocambolesca, come situazione, non parlo di campo. È molto probabile che i ragazzi abbiano avuto un contraccolpo, che si è subito doppiato nella sconfitta di Verbano, anche qui con episodi quantomeno dubbi, però poi è sfociato in una prestazione in colore assolutamente priva di qualsiasi significato, sia agonistico che tattico, e ci ha fatto venire tanti dubbi. È chiaro che i dubbi non riguardano, cioè se noi sino a 2 settimane prima eravamo convinti di poter fare un campionato importante, non è che riteniamo che siano impazziti tutti o che non ci sia più quella capacità. È chiaro che a volte ci sono dei momenti in cui lui è stato un quarto d'ora della Serie D, noi eravamo a 2 minuti da vincere un derby dove ci avrebbe proiettato secondo in classifica, abbiamo pagato 2 espulsioni, un infortunio e 0 punti. Che ha aperto la possibilità di perdere la partita successiva, come è avvenuto, e poi invece di riuscire a partire, hai perso, poi la squadra ha avuto questo tracollo casalingo. Ora domenica è riuscita quantomeno a rimarciare e a rimarcare punti in classifica, e da qui è di nuovo la base di partenza per poter adesso mattone su mattone rifare, ricostruire quello che era stato fatto nella prima parte di campionato, dove ritengo anche meritatamente i ragazzi e il mister si erano ritagliati anche un ruolo di sorpresa del campionato, perché effettivamente i risultati dicevano questo, pur avendo giocato con squadre del calibro di Santiago, cioè non è che avevamo avuto il calendario dell'anno scorso dove avevamo giocato con le ultime classifiche. Chiaro che questo è un campionato molto più difficile, i risultati di domenica lo dimostrano, cioè l'Asti che veniva dato spacciato, è andato a vincere col Villavernia fuori casa. Ci sono squadre che domenica abbiamo perso col Verbano, ha rischiato di perdere in casa, il Verbania che era dato fra le favoritissime ha perso 2-0 in casa con il Borgosesia. Questo è un campionato che, levate le prime 3-4 che ci sono adesso, lo spazio di punti è veramente ridotto, quindi è un campionato da stare molto molto attenti, prima guardando sotto di mettere quei punti necessari al sest'ultimo posto di margine per poter mattone su mattone ricominciare a risalire la classifica, perché riteniamo che questa squadra qui se la possa giocare con qualsiasi squadra, con dignità e con quello spirito agonistico che l'ha sempre caratterizzato. Purtroppo ti riferisci alla gara del Bra, e anche se tu fossi stato nostro dirigente, un po' di scoramento, un po' di ricaricamento di pila era doveroso. Io credo che Risaliti abbia fatto la scelta migliore, quella cioè di dormirci bene bene durante la notte, perché a caldo i giudizi sono sempre soggettivi e soprattutto a volte non focalizzi le cose. In questi anni ci siamo sempre distinti nel valutare attentamente la situazione, e devo dire che l'augurio di tutto cuore è che abbiamo centrato di nuovo questa l'idea, perché ritengo Del Nero uno degli allenatori più bravi e più preparati che ho avuto modo di conoscere, non che gli altri, e quindi andare a mettere in discussione un lavoro, perché comunque nella carriera e durante l'arco di una stagione puoi avere delle difficoltà, sinceramente stai vigile, ma comunque a me non piace quello che vedo succedere un po' in tutte le piazze, dove la bravura, se un allenatore da mandare via proporzionalmente solamente al risultato conseguito, c'è un lavoro settimanale, un lavoro di valutazione della gestione del gruppo, sarebbero ben altri i problemi che pur vincendo ti dovrebbero fare preoccupare. È chiaro che poi il campo, naturalmente se Sampdoria perde 7 partite, cioè il Genoa ne perde 5, possiamo perdere 4 anche noi della Caparanese, cioè sinceramente. Alberto, facevi riferimento al fatto che la Serie D era distante un quarto d'ora. Al di là di come è andata quella partita col Trento, forse il rammarico era
per il fatto che forse avevate eliminato prima la squadra più forte, cioè il Borgo Manero sembrava molto più forte di quella che poi avete sfidato nella finale vera e propria per accedere in Serie D. Forse era rammarico più per quello. Sì, di quello che abbiamo visto sicuramente è così. Il Borgo Manero aveva 4-5 giocatori, poi un'organizzazione di gioco sicuramente più varia di quello che era il Trento. Il Trento forse aveva nomi importanti, però erano abbastanza solisti. Noi, il rammarico che ho è quella che nella pre-andata, pur giocando senza Gandolfo e Martin, che comunque uno 28 gol, l'altro se non sbaglio 17, cioè ho giocato con 40 gol in meno, cioè, e pur vincendo 2-1, pur prendendo due palli interni, pur sbagliando dei gol incredibili, potevamo fare di più e chiudere il discorso. Lassù sapevo che c'avevo tanti ragazzi che era la prima volta che calcavano certi palcoscenici, nel senso di giocare a Trento, uno stadio, una città pieno, campo enorme, in erba, cioè era un contesto bellissimo, un'esperienza bellissima, ma che forse alcuni di noi ne hanno risentito. Però anche lì, se cioè abbiamo un pizzico di fortuna, forse quello che abbiamo avuto effettivamente col Borgo Manero in un paio di occasioni, lì l'abbiamo subito pagata. Allora, se Pinate è d'accordo, direi che finisce qua la prima parte di Punto Sport, poi nella seconda parte ovviamente parleremo diffusamente di Eccellenza, avremo appunto le immagini del pareggio importante a Vado del Vallestura, avremo anche le immagini di Chiavari Capranno e Cozzano, nonché anche quelle della Lavagnese e anche della Veso Sentara per quanto riguarda la Lega Pro 1. Allora, ci separiamo per la pubblicità, non andate via perché poi c'è la seconda parte di Punto Sport, a tra poco.